bella piccantezza che si fugge tuttavia. Ma chi piccare vuole fia che di domani è nuovo, non c'è certezza. C'è lo splendido abbanero che ti incendia il mondo intero, giallo, rosso o cioccolato, il successo è assicurato. Col profumo suo fruttato porta gioia ed allegria. Chi piccare vuole, fia, che di domani non v'è certezza. Con queste rime è stata presentata a Roma, negli spazi della Città del Gusto del Gambero Rosso, la terza edizione di Rieti Cuore Piccante, Fiera Mondiale del Peperoncino, un appuntamento che nonostante la sua giovane età è già entrato di diritto tra quelli più attesi nell'ambito enogastronomico e che promette di essere il più piccante di questa calda estate, una esposizione unica con ben 946 varietà provenienti da tutto il mondo, paesi ospiti come Ghana, Honduras, Messico e Sri Lanka e oltre 100 stand dedicati a questa amatissima spezia che vanta circa 4 miliardi di consumatori sparsi in tutti i continenti. Guglielmo Rositani, socio fondatore dell'associazione Peperoncino Arieti. Ci abbiamo creduto, i risultati ci stanno dando ragione, tutto il mondo parla del peperoncino, ma parla principalmente della Fiera Mondiale del Peperoncino di Arieti. Perché? Perché il merito di questa fiera, oltre ad aver stimolato l'interesse dei consumatori e non solo dei consumatori, ha affrontato il problema dal punto di vista salutistico e culturale. I vantaggi, i risultati sono enormi, speriamo di poter continuare su questa strada. Taglio del nastro dunque, giovedì 29 agosto presso le volte del Palazzo Papale, alla presenza di Nunzia De Girolamo, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle autorità locali. E poi via un programma fitto di appuntamenti, convegni, installazioni artistiche, spettacoli, concerti, laboratori, ma soprattutto tanta gastronomia, perché l'alta cucina sarà l'altra grande protagonista di questa edizione di Rieti Cuore Piccante, a sottolineare la valenza culinaria del peperoncino. Peperoncino, ingrediente prezioso e intrigante, e così chef del calibro di Maurizio e Sandro Serva, Iside e Romano De Cesare e Angelo Troiani daranno vita ad un attesissimo show cooking, ma il Capsicum trova una definitiva consacrazione grazie ad un volume unico nel suo genere, Elogio del peperoncino dalla scoperta al consumo consapevole, che restituisce al Capsicum un ruolo da protagonista più che da semplice ingrediente. Ce ne parla lo chef Fabio Campoli, grande talento e profondo conoscitore del peperoncino. Questo lavoro nasce dopo qualche mese di esperienza assieme a degli esperti, quindi per un cuoco passare dal piccante a cogliere 70 sfumature di gusto da poter utilizzare nelle proprie ricette è veramente un'esperienza unica, quindi per me oggi è un nuovo punto di partenza. Insomma, tutto è pronto per la kermesse Rieti Cuore Piccante, che da 3 anni accoglie i visitatori nella città centro d'Italia. Ad apprezzare la manifestazione anche con la loro presenza volti noti della televisione e del cinema, come Antonella Clerici, Nino Banfi e Lando Buzzanca, che non hanno fatto mancare la loro presenza al lancio di presentazione della fiera. Beh, il cuore piccante io ce l'ho, perché sono piccante in tutti i sensi, nel senso che sono una a cui piace la vita salata, un po' pepata, non banale. Mi piace anche il cibo non banale, quindi assolutamente viva il peperoncino, che poi tiene lontano anche il malocchio, quindi serve sempre. Beh, intanto col peperoncino, visto che sono del nord come tanti di Bolzeno come me, della nostra terra c'è, oltre che in Calabria, ma poi il peperoncino è una cosa ormai mondiale. Da quando ho visto questa fiera che fanno a Rieti, se vi capita andate, veramente è una cosa bellissima, sembrano gioiellini esposti, quindi ci sono peperoncini di tutto il mondo, addirittura dalla California, io non me l'aspettavo. Lo mangio di la mattina alle 8, alle 10, poi all'una e mezzo con la pasta, alle 3 per fare un... insomma, 8 volte al giorno. Allora il nostro motto è anche quest'anno: peperoncinizziamoci, 1, 2, 3, peperoncinizziamoci, popolo piccante, vi voglio bene.